Bene, voglio parlare in questo video delle regole base della seduzione, le regole fondamentali. Spesso mi si chiede quali sono le regole fondamentali della seduzione, delle regole semplici che tutti possono utilizzare. Ecco quindi che riducendo la seduzione all'osso, all'essenziale, ci sono tre regole fondamentali che sono indispensabili, sono praticamente come dire, la chiave di volta per riuscire a sedurre. Senza l'applicazione di queste tre regole non si riesce a conquistare nessuno. Vediamole quali sono. La prima regola è la capacità di osservazione. Il seduttore analogico, il seduttore in generale o la seduttrice deve essere in grado di cogliere dei microsegnali che l'altra persona emette, dei microsegnali che ci danno la possibilità di accedere alle sue esigenze, alle sue motivazioni, alle leve che governano quella che è la sua emotività. La seconda regola fondamentale è quella di inviare degli stimoli e decodificare ovviamente in risposta se gli stimoli inviati attraggono o respingono, perché la mente umana, se vogliamo, è una mente binaria, cioè per la nostra parte emotiva l'indifferenza non esiste, cioè la neutralità non la percepisce, non si attiva neanche. Quando la nostra parte emotiva riceve uno stimolo che ritiene neutro, non lo recepisce neanche, viene elaborato dalla parte logica, ma la parte emotiva resta completamente distaccata, mentre invece da alcuni stimoli attratta e da altri viene respinta. L'attrazione può essere il verso, la repulsione può essere l'inverso. Quindi noi dobbiamo cogliere questo codice del sì e del no sulla base degli stimoli che inviamo, stimoli anche non verbali, in modo tale avremo la possibilità, quando vogliamo ottenere un consenso, di emettere prima quel particolare segnale di comunicazione non verbale che corrisponde al codice del sì per ottenere il consenso tanto desiderato. Ma qualora invece volessimo ottenere una negazione, perché ad esempio non vogliamo che una persona faccia una certa cosa, emetteremo questo particolare segnale, codice di comunicazione non verbale su quello che noi non vogliamo che la persona faccia, in modo tale che aumenteremo le possibilità che questo accada. La terza regola fondamentale della seduzione è quella di mantenere il distacco dal risultato. Perché se noi ci identifichiamo con i nostri bisogni, se noi ci identifichiamo con i nostri problemi, sicuramente attrarremo i nostri problemi. Proprio per la legge dell'attrazione con fondamenta legate alla fisica quantistica, quando entriamo in risonanza con una particolare energia, è quel tipo di energia, quel tipo di situazione che andiamo ad attrarre. Ma entriamo adesso un po' più in dettaglio, cerchiamo di capire brevemente, diciamo, queste tre regole base. Allora, la prima, ho detto, sono dei microsegnali di comunicazione non verbale che le persone mettono e ci danno praticamente una mappatura di quelle che sono le esigenze della sua parte emotiva. Questi microsegnali ovviamente richiedono una capacità di osservazione perché sono segnali molto brevi e anche qua rispondono ad un codice binario di attrazione o di rifiuto. Un segnale del genere, fatto in questo modo, ad esempio, mi corrisponde a un codice di attrazione. Un segnale fatto in questo modo invece mi corrisponde a un codice di repulsione. Un segnale di questo tipo mi corrisponde a un segnale iconico che riguarda ad esempio la sfera sessuale. Segnali di questo genere invece riguardano prevalentemente la sfera affettiva. E quindi sono tantissimi, ovviamente io adesso li ho fatti in modo molto rallentato, però nelle dinamiche relazionali dobbiamo imparare a coglierli perché ci danno veramente una mappatura delle esigenze emotive dell'altra persona. Invece i codici del sì e del no, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare noi volontariamente ad emettere dei codici di comunicazione non verbale che sono codici che riportano ad esempio questo che riportano a diverse aree, ad esempio quella sessuale o anche quella affettiva, diversi segnali che noi possiamo tranquillamente emettere mentre parliamo, o anche toni di voce particolari, perché potrei usare un tono di voce di questo tipo oppure potrei usare un tono di voce diverso, potrei emettere una gestualità, diciamo, di questo genere sulla parte alta, oppure potrei scendere più in basso. E tutti questi segnali, diciamo,
possono essere rifiutati o possono essere accettati. Questo sulla base delle esigenze, diciamo, nella parte emotiva dell'interlocutore. Ecco, io devo imparare volontariamente a mettere segnali e cogliere quelli che sono i segnali che vengono codificati come repulsione e quelli che vengono codificati come attrazione. In questo modo, ogni volta che proporrò qualcosa, a seconda se voglio che questa cosa venga accettata oppure voglio che quella persona non faccia una certa cosa, emetterò un particolare segnale che è corrispondente al rispettivo codice di attrazione o di repulsione. Andando ad ottimizzare praticamente le possibilità, si crea una sorta di ancoraggio, le possibilità che la persona acconsenta a fare o non fare una determinata cosa. La terza regola è quella importante del distacco dal risultato. Dobbiamo imparare veramente a slegarci da quelli che sono i nostri bisogni e renderci conto che potremo ottenere veramente qualcosa se abbiamo un percorso di crescita interiore che ci porta a non essere bisognosi. La regola fondamentale è che nella seduzione chi è affamato morirà di fame perché nessuno lo sfamerà. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo video e vi invito anche a seguirmi sul blog http www.seduzionevip.com. Ciao a tutti e buona seduzione.